Bella a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, questo oggi sono un nuovo video. Ragazzi, siamo sulla reazione di Napoli-Atalanta. È successo di tutto. È successo di tutto. Allora, partiamo dal primo tempo che ha stradominato il Napoli. Ha fatto tipo circa 8 tiri solo nel primo tempo. Non è mai iniziata così male l'Atalanta. Già circa un anno e mezzo che non iniziava così male. Napoli passa in vantaggio con, non mi ricordo in questo momento chi ha segnato, Maximovic, ha segnato Maximovic su assist di Calejón, se non mi sbaglio. È partita molto 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 bella del Napoli nel primo tempo, sono molto molto sincero, davvero bel Napoli. Poi passiamo al secondo tempo, le squadre si sono allungate abbastanza. Napoli sempre compatto, però ha peccato un po' in difesa nel secondo tempo. Viceversa, l'Atalanta ha peccato anche a loro nel secondo tempo. Però alla fine hanno pareggiato 2-2. Nel finale è successo di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Ancelotti è espulso, il secondo di Ancelotti è stato espulso pure. Poi un sacco di cose, raga, davvero. Una cosa assurda quello che è successo al San Paolo. Fischi dei tifosi napoletani contro l'arbitro. Caleon giallo. Cioè Caleon proprio ha detto all'arbitro: non mi devi toccare, non mi devi assolutamente toccare. Perché l'arbitro gli ha fatto così nel petto. E quindi raga, ci può stare la reazione di Caleon. Insigne ha preso il giallo per proteste. Koulibaly era incazzato proprio, era troppo troppo incazzato. Quindi raga, se questa reazione vi è piaciuta lasciate un bel like, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!